continuano da anni a denunciare i disservizi di Fiumicino, ma le cose non sembrano assolutamente andare per nella il verso maniera giusto. Migliore. Che succede? Succede che non si mette mano in termini positivi a questa questione. Ogni anno ci ritroviamo con ritardi, addirittura avete giustamente parlato di media, 18 minuti di ritardo. Sì. Beh, insomma, la media europea è 10, quindi noi siamo al doppio. E poi diciamola, quando un aereo è 18 minuti di ritardo, significa che se uno arriva in orario, vogliono dire 40 minuti in ritardo dell'altro. E allora le cose non vanno. Ci sono i ritardi, ci sono i disservizi a terra. Quando bisogna ritirare un bagaglio è una tragedia, mentre in tanti aeroporti c'è una concomitanza nei tempi di discesa e di arrivo al bagaglio che ti viene restituito. Beh, insomma, in Italia 30-35 minuti di attesa. Dice, in le Italia, ma noi adesso stiamo parlando in particolare di Fiumicino. Di Fiumicino, di ecco, Fiumicino. Da mesi un'altra associazione dei consumatori, la di Consum, sì, propone una cosa che, sulla quale abbiamo già sentito Trefiletti non essere tanto, come dire, consenziente, cioè creare un fondo delle associazioni degli imprenditori del volo, no? Quindi non pagata dagli utenti, sotto il diretto controllo dell'ANAC, quindi quella che coordina e dirige, l'ENAC, scusate, i voli civili, un fondo che dovrebbe servire a risarcire appunto i passeggeri vittime di ritardi, di disservizi. È una proposta che, certo, perché non condividerla? Soprattutto che ne è di questa proposta? No, ma messa così, se fossero gli imprenditori, quindi i vettori e chi ha la responsabilità dei servizi a terra, che fanno un fondo, magari anche alimentato dalle sanzioni dell'ENAC rispetto ai ritardi, di servizi, via, allora la cosa però sta bene. È rimasta lì come proposta? Non è rimasta lì come proposta, noi dobbiamo riprenderla. L'importante è che non ci sia la proposta che paghi anche il cittadino in questo fondo. Se pagano le imprese che hanno la responsabilità anche attraverso le sanzioni, va bene. Bene, allora andiamo a vedere anche per quanto riguarda i risarcimenti, vediamo le telefonate. Guido. Sì, Eleonora, emerge un grande dolore da parte dei nostri spettatori rispetto a questa odissea dei bagagli e dei reclami. Ci passa la prima telefonata, Chiara. Al telefono c'è la signora Marianna da Catania. Sì, buongiorno signora, ben arrivata. Grazie a voi. Ci dica tu. Buongiorno, mi chiamo Marianna, chiamo da Catania. Allora, io sono 11 anni che aspetto il rimborso spese dalla Italia per smarrimento bagagli. 12 anni. Cosa devo fare ancora? Smarrimento bagagli. No, c'è da arrestare qualcuno, evidentemente, perché se dopo tanti anni non si è ancora risarcimento, beh, io vorrei vedere la pratica come è anche stata, diciamo così, messa in campo, perché questa cosa è francamente sconvolgente, perché entro 21 giorni si ha diritto poi al risarcimento. Quindi la prassi dovrebbe essere 21 giorni. 21 giorni comincia la procedura per il risarcimento, perché noi vogliamo che invece il bagaglio sia dato e consegnato immediatamente. Guido, perché ci sono due risarcimenti. Uno, se viene dato dopo qualche giorno di tempo, allora c'è un risarcimento per la sopravvivenza, in buona sostanza. Certo. Qualche vestito, il pigiama, il dentifricio, che altro. Mentre invece poi scatta dopo il 21esimo giorno il rimborso vero e proprio. Qui bisogna vedere la pratica. A chi chiedere, Guido, è vero? Su questo ci sono anche lì domande degli ascoltatori. Sì, ci sono ancora domande, ve ne riassumo una, ma intanto vi ricordavo un'inchiesta dell'Espresso. Lost in Fiumicino si intitola, parla dei bagagli morti, è un pezzo veramente impressionante, cioè non si capisce come una valigia che parta dal CEC riesca ad arrivare all'aereo e viceversa. In Europa si perdono circa 13 bagagli ogni 1000, a Fiumicino l'anno scorso il 56% dei bagagli è stato consegnato in ritardo, quindi insomma sono cifre impressionanti. La telefonata che vi riassumo è la seguente: un viaggiatore di Torino, il signor Giuseppe, ci chiede, ma quando si cominciano ad accumulare i ritardi, 15, 20, 30, 40 minuti, a chi ci si deve rivolgere per il reclamo? Alla compagnia aerea, all'aeroporto? Trefiletti, sentiamo. Sempre comunque alla compagnia aerea, perché noi dobbiamo avere un unico riferimento di responsabilità, altrimenti già impazziamo di per sé, se poi abbiamo diversi interlocutori, quindi alla compagnia aerea. Bisogna sempre comunque contestare lì. E quando si viene a sapere, si sa, che i ritardi cominciano a essere risarciti dopo 3 ore se si arriva in ritardo nel luogo di arrivo, oppure 5 ore alla partenza. Beh, insomma, sono degli orari che non vanno bene. Bisogna arrivare a un risarcimento per ritardi
ma decisamente inferiori. Grazie Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori, e adesso cambiamo argomento con una sigla. La salute.